La proposta di Fratelli Italia Palazzo Marino per l'utilizzo di 12 milioni di euro del Fondo di Mutuo Soccorso è stata molto chiara, articolata in 12 punti ben precisi per aiutare quelle categorie di lavoratori più in difficoltà o di imprenditori, eh, piccoli commercianti maggiormente in difficoltà. Un'iniezione immediata di liquidità, alla quale deve seguire ovviamente un contributo molto, molto più grande e molto più importante da parte del Comune di Milano, in attesa che arrivino anche aiuti da parte del Governo. Quali sono queste categorie? Beh, ovviamente si inizia dagli over 45, cioè persone e lavoratori difficilmente ricollocabili in un mercato come questo in grande crisi, poi parliamo di baristi, ristoratori, ehm, chi lavora nel campo degli hotel e dell'accoglienza, chi lavora nel campo dello spettacolo e della cultura, un aiuto anche agli enti culturali di formazione, un aiuto anche alle scodellatrici e agli scodellatori della Milano Ristorazione che lavorano soltanto stagionalmente quando le scuole sono aperte e poi non hanno nessun tipo di copertura eh, economica e poi una, una proposta duplice, importante, una di sostenere chi non riesce a pagare un affitto ai privati, cioè coloro che non possono pagare un piccolo affitto per un appartamento o per un negozio, mettendo in crisi anche chi dall'altra parte di quell'affitto ci vive o addirittura ci paga un mutuo, e la realizzazione di una piattaforma web a chilometro zero per aiutare i piccoli commercianti e i piccoli produttori milanesi a competere con i grandi colossi del web. Tutto questo è stata la proposta articolata di Fratelli Italia, una buona parte di questa proposta è stata purtroppo bocciata dalla maggioranza di sinistra che non ci ha voluto sentire e quindi ha preferito destinare una parte di questi fondi alle casse del Comune di Milano attraverso il pagamento degli affitti pagati poi ad MM.